Il metodo Snoozelen è nato in Olanda alla fine degli anni 70 grazie a stimolazioni sensoriali, visive, uditive, olfattive e tattili. Qualunque attività risulta meno complessa. Questo è il metodo che verrà applicato nella stanza multisensoriale inaugurata presso l'ospedale San Donato di Arezzo, a disposizione dei piccoli pazienti seguiti da un percorso di riabilitazione. Sì, mancava questa stanza e noi siamo particolarmente fieri di poterla mettere a disposizione di queste famiglie e dei bambini che la utilizzeranno. È un modo di accendere un riflettore su una problematica che non è molto diffusa fortunatamente, ma di una pesantezza per chi è coinvolto veramente inenarrabile. Quindi noi siamo fieri che questa stanza possa in qualche maniera andare incontro alle esigenze di queste famiglie e dare dei piccoli progetti di miglioramento a questi bambini. Qui i bambini trovano un posto magico con luci, suoni, profumi e sapori per sentirsi parte integrante di un ambiente accogliente, trovare coccole e stimolazioni importanti per la loro crescita emotiva, cognitiva e motoria. Questa stanza può dare risposta a tutti i bambini che seguono attività di riabilitazione infantile sia per Arezzo che per tutta la provincia. Sono bambini con gravi patologie, che piccoli di solito e che non hanno le competenze cognitive e di linguaggio atte per poter fare una riabilitazione magari più come di solito noi facciamo, e quindi in questa stanza possono essere stimolate tutte le competenze proprio cognitive e relazionali dei bambini con gravi disabilità. Sono state le famiglie e gli amici dei bambini, insieme ad alcune aziende, a donare gli arredi della stanza. Mio figlio si chiama Diego e di preciso la patologia ad oggi non la sappiamo. Sappiamo solamente che grazie alle terapie che fa qui in ospedale, con queste stanze, con i logopedisti, con tutti, siamo riusciti ad arrivare a dei risultati buoni per quello che riguarda l'interagire con le persone e riuscire a migliorargli la vita.